in Ticino. Zwei Gläs Divino, mit drei Lappen ab auf Campione ins Casino. Mit vier Lappen Zucker im Casino, am Morgen ab 5 ist finito. Buongiorno a tutti da Svizzerando 360 e benvenuti in questo nuovo film, il film della mia vita. Oggi siamo col cappellino Bosch, maglietta Bosch, per un semplice motivo. Oggi parleremo di Bosch. Allora, 2 anni in Bosch, lavorare 2 anni in Bosch. Ovviamente questo video non lo riproporrò ogni anno che passa, perché comunque ritengo che 2 anni sia stato il tempo sufficiente per ambientarmi totalmente, mettiamolo così. 2 anni è proprio il tempo in cui mi ci è voluto per capire e per comprendere il 90% delle dinamiche comunque aziendali, del lavoro, eccetera. Perché ci sono ancora alcuni aspetti, soprattutto del software SAP, che non mi sono ancora chiari, nel senso, sono quella persona che se non fa le cose ogni giorno, se non fa determinate cose ogni giorno, poi se ne dimentica. Soprattutto in ambito informatico ci sono certe cose, quindi certe tematiche, certi aspetti del software SAP che magari ho affrontato una volta in 2 anni o solamente un paio di volte, capita di affrontarle e non riesco ovviamente a mettermele in testa. Ovviamente sul cellulare io mi scrivo tutti gli aspetti nuovi del lavoro, quindi se dovesse capitare che sono da solo, che magari non c'è il mio compagno di lavoro, che lui è molto più immerso nella questione lavorativa, lui è molto più interessato, mettiamola così, anche molto più interessato a capire, a comprendere le cose sicuramente di più rispetto a me, perché parliamoci chiaro, io non ho alcun interesse a lavorare lì. Questo è solo un momento, mettiamolo così, di passaggio della mia vita lavorativa e della mia vita in generale. Come sapete, io ho altri progetti in mente e per ora sto qui perché mi è comodo, non mi provoca stress, comunque una paga discreta, e mi permette di in una certa maniera di cercare di realizzare e di compiere vari progetti. Infatti nel corso degli anni ho un attimino programmato dei paletti in cui voglio cimentarmi, cazzarola. Ricapitolando, in questi 2 anni di Bosch mi sono completamente... Partiamo dai turni. I turni erano la cosa più gravosa che mi pesava nell'ultimo video, più che altro. Ora non lo è più, nel senso, mi sto abituando. Ho cercato di, nel corso degli anni appunto, di stabilire una certa routine, soprattutto con il cambio dei vari turni, mattino, pomeriggio e notte, e avere una mia routine specializzata per ogni turno che ho. Ovviamente il turno peggiore probabilmente all'inizio sembrava che fosse il notturno, invece dopo 2 anni il turno peggiore ne è uscito fuori, che è praticamente il mattino. Il mattino è il turno che probabilmente nessuno di noi, anche dopo 30.000 anni di lavoro, riesce ad abituarsi, perché è semplicemente il turno in cui ti svegli troppo, troppo presto. È un trauma troppo, troppo grande per far sì di abituarsi, semplicemente di abituarsi. Soprattutto per le persone che abitano troppo lontano. Io già di per sé devo farmi circa 20 minuti di strada andata e 20 minuti, un quarto d'ora di strada al ritorno. Per le persone che già devono farsi mezz'ora, 40 minuti di strada l'andata e 40 minuti di strada al ritorno, è un trauma ancora più grande, e vi assicuro che queste persone non dormono mai abbastanza, o almeno per il turno del mattino. Già di per sé io
mi devo svegliare, come sapete, alle 4 del mattino, e non è un risveglio che dice mi sveglio alle 4 del mattino, mi faccio il mio caffettino, mi faccio la mia colazione pian pianino e in un'ora mi ripiglio e vado. No, io mi sveglio alle 4 del mattino, mi bevo il caffè e in 10 minuti io sono già fuori. Quindi capite che il trauma è veramente grande. Pensate, chi deve partire ore prima per essere lì al lavoro, che deve svegliarsi magari alle 3 del mattino, è una cosa veramente devastante, perché comunque vai a dormire troppo presto. Io, per cercare di non morire nell'alzarmi alle 4 del mattino, devo andare a svegliarmi devo andare a dormire alle 9 del mattino, perché dormire tra virgolette, perché non vai a dormire alle 9 del mattino, non riesci ad addormentarti, non riesci sicuramente a prendere sonno di botto così. Quindi ti ci vuole sempre quella mezz'ora, 40 minuti, un'ora. Quindi dal momento in cui prendi anche la pillolina magica per addormentarti, una volta che agisce quella mezz'oretta, stai un po' lì a leggerti qualche cosa su Quora o su altre cavolate, ti fanno le 9:30, magari comincia un po' a venirti un po' di sonnetto, ora che ti addormenti si fanno le 10:30, perché te la rigiri nel letto e cose così. Poi dipende dalla giornata, per carità, perché la tecnica dipende dalla giornata, perché la tecnica fondamentale che io uso è l'allenamento. Tendo sempre ad avere un allenamento anche leggermente più duro del solito quando è il turno del mattino, di solito dalle 6 in poi, in modo da arrivare stanco già di per sé verso le 9:30. Quindi tentare di stancarmi almeno con l'allenamento per quell'orario lì, perché comunque il pomeriggio dormi lo stesso. Pomeriggio molte volte, adesso molto meno, devo dire molto meno, però all'inizio veramente il pomeriggio crollavo, e se non mi facevo quella mezz'oretta di sonno, di riposo un attimino, magari verso le 2, dalle 2 alle 2:30 fino alle 3, veramente non riuscivo a carburare per tutta la giornata, restavo morto. Sono tutti piccoli accorgimenti che dopo 2 anni sono riuscito a fare miei, sono riuscito a far rientrare in questa routine quotidiana per i turni. Quindi queste sono un po' le skill che riesco a usare per il mattino, appunto la dormitina al pomeriggio e poi l'allenarmi verso le 6 di sera, per poi arrivare verso le 9 di sera, 9:30, stanco. Cosa fondamentale è anche quella di non mangiare troppo la sera, quello è veramente veramente fondamentale, perché se ti riempi di schifezza la sera non dormi più. Quindi mangiare anche leggeri, e comunque questo stile di vita, la questione dei turni ti impone a mangiare poco, perché nonostante tutto io ho fame, il mio corpo ha bisogno di cibo. Però guardatela in questo modo: turno del mattino, la sera devi per forzatamente mangiare poco, ma a mezzogiorno non più di tanto, o più o meno non puoi mangiare anche lì esageratamente, perché poi alle 6 ti alleni ancora lì, però anche lì non puoi calcolare cose troppo pesanti. Turno della sera, anche lì la sera è obbligatoriamente impossibile mangiare troppo, quindi roba leggera, pollo, tacchino, insalata e cose così, veloci, nonostante poi comunque ti alleni lo stesso, per non essere troppo appesantito e per non far sì che comunque non ti venga sonno, eccetera. Turno del pomeriggio, lo stesso. A pranzo è necessariamente, obbligatoriamente imposto di non mangiare cose troppo pesanti, quindi può darsi anche un piatto di pasta senza ingredienti, quindi in bianco, o qualcos'altro di leggero è molto più indicato, perché sennò ti viene sonno. Anzi, adesso dopo 2 anni ho imparato veramente a cercare di non addormentarmi poi il pomeriggio. Ormai la mia mente si sta abituando a non addormentarsi il pomeriggio, quindi sto pian pianino switchando da i 10 anni in cui il pomeriggio mi facevo il mio sonnellino di un paio di ore a non farlo. Infatti è
sempre meno le volte in cui il pomeriggio mi viene veramente sonno nel corso degli anni. All'inizio, vi ricordate, era una cosa veramente devastante. E quindi di per sé mi sto anche abituando in questo frangente. Il turno migliore è quello notturno. Il turno migliore è quello notturno per svariati motivi. È quello più rilassante, è quello in cui c'è meno gente, non c'è il casino fausto del mattino e del pomeriggio, perché comunque il turno del mattino alle 7 arrivano tutti i lavoratori, tutto il resto del magazzino. Il turno del pomeriggio, anche lì arrivi a mezzogiorno, così ci sono tutti il resto dei lavoratori del magazzino. E quindi comunque c'è sempre quella confusione, quel casino, quel file. Sembra che, nonostante tutto, nonostante anche il poco lavoro che ci sia, il magazzino sembra troppo in fermento. Quindi non è un ambiente così tranquillo in cui starci, mettiamolo così. Per carità, è tranquillo, non ci sono sbattimenti, non ci sono rotture di chiasso. Però comunque sono i periodi in cui hai i rompimenti maggiori, perché comunque i capi vengono quasi sempre in questi due turni a chiarire questioni, magari manca materiale, manca questo, c'è una situazione di questo genere, eccetera, eccetera. Quindi sono i due turni in cui maggiormente sei più a rischio di stress, comunque di un'attività lavorativa maggiore. Invece per il notturno non c'è nessuno. Quindi in mezzo, comunque anche il piano dove lavoriamo noi, c'è poca gente, a prescindere, perché il periodo è quello che è, e quindi c'è poco lavoro, e quindi nel piano dove siamo noi, quindi nel piano, nel reparto delle finiture, eccetera, i macchinari vanno sì e no. Su decine di macchinari che ci sono nel nostro piano, ad esempio, quanti lavorano? 2 o 3 o 4, e quindi anche se molti, ok, sono automatizzati, però il personale effettivo che c'è nel notturno, durante il turno della notte, è veramente poco. E poi magazzino siamo solo noi del turno, siamo praticamente 1, 2, 3, 4, 5 persone, 6 persone, siamo i soliti noi del turno, quindi ci conosciamo tutti ormai da anni e siamo molto affiatati, quindi ridiamo, scherziamo, poi mettiamo la musica. È veramente un turno di nonchalance, veramente di nonchalance. E non è detto che non ci sia lavoro, per carità, però è affrontato veramente in modo easy, in modo tranquillo. Ed è per questo che appunto il turno notturno poi non ti pesa, non mi viene sonno, a meno che anzi, forse l'ultima ora, dalle 3:30 alle 4 in poi, che comincia un po' a venirti il sonno, cominci a sentire la mancanza di sonno, perché ormai sono le 4 del mattino e quindi è normale che dopo un po' ti venga anche sonno. Però alle 4 del mattino ormai sei sul finire, alle 5 è finito, quindi non è quella la cosa preoccupante. In linea generale poi il pomeriggio, il turno dalle 13 poi alle 21, è il turno quello che probabilmente trascorre più velocemente, perché comunque è un turno di fermento, come ho già ribadito, fino alle 4, perché dalle 4 in poi il resto delle persone che fanno giornata in magazzino se ne va, di solito fanno dalle 7 alle 4, e quindi rimaniamo solo di nuovo noi, praticamente, i 6 del turno normale. E quindi c'è di nuovo quella situazione easy, di tranquillità, come ad esempio durante la notte, perché poi i capi anche lì verso le 4:30, 5 se ne vanno, e quindi rimaniamo tranquillamente soli. Quindi questa è la situazione a livello di turni. Abbiamo capito che il turno del mattino è quello più devastante, e quello migliore è un po' il turno in notturno. A livello di conoscenze, appunto, di SAP, come vi ho anticipato prima, qui non lo conosco ancora al 100%, perché è un software molto espansivo, non mettiamola sul fatto di complessità, però è un software veramente molto espansivo, con molte, molte, molte potenzialità, molti aspetti che ancora non conosco e non penso che conoscerò mai. Perché veramente gestisce un'enorme fetta di
azioni che si possono fare sia in magazzino che fuori dal magazzino, e quindi è molto complesso per quell'aspetto conoscere l'intero software, l'intero programma SAP al 100%. L'unico che forse lo conosceva al 100% era appunto uno dei capi che se n'è andato da qualche mese. Infatti era l'unico che, se succedeva qualcosa, poteva risolvere qualsiasi opzione. Infatti ovviamente le grosse problematiche stanno nel fatto della perdita di materiale o comunque nell'errata immagazzinazione del materiale, che appunto non bisogna risolvere solo esclusivamente cercando il materiale, ma bisogna appunto risolvere a livello di software, quindi reimmettere i dati, quindi magari cancellare i dati sbagliati e reimmetterli in una certa maniera. E molte volte, per molti aspetti, non ne sono particolarmente capace. Comunque ripeto, io mi scrivo ogni cosa su SAP di nuovo, di come fare, di come non fare, perché è quello effettivamente la cosa importante. Quindi quando magari mi ricapitano certe cose, ovviamente non sono quella persona che fa una cosa e poi se la memorizza per 10.000 anni. Io devo farla quotidianamente, soprattutto a livello di informatica, se no me la dimentico. Non è come fare le pizze, andare in bicicletta, che è un'azione fisica che fai, quindi a livello fisico è molto più facile ricordartela nel tempo che una cosa a livello mentale, un procedimento a livello mentale. E quindi questa è la più grande difficoltà. Ultimo aspetto per quanto riguarda la situazione Bosch. Dopo 2 anni, con lo scoppio della guerra, le varie problematiche geopolitiche, ovviamente la situazione è cambiata notevolmente rispetto al primo anno. Il primo anno il lavoro veramente ce n'era tanto, c'erano delle giornate in cui veramente ne uscivo stanco, perché veramente ci eravamo spaccati il culo. Invece adesso la mole di lavoro, la mole di ordini che arrivano dalla produzione per noi del magazzino è veramente veramente dimezzata. Anche a livello di produzioni interne lo si vede che metà, comunque più della metà dei macchinari che ci sono non lavorano, sono spenti. Lavorano magari la maggior parte dei macchinari automatizzati, e ancora qualche decina di macchinari sotto il personale. Ed è una cosa che comunque da prendere seriamente. Ci sono state varie riunioni con anche il CEO, l'amministratore delegato di Bosch, in cui rassicurava che non ci sarebbero stati licenziamenti, tutto quanto, ma a livello di Bosch, perché a livello di agenzia molti li hanno licenziati, molti se ne sono andati, appunto per soprattutto dalla produzione, ma anche moltissimi. C'è stato, lo sapete, un periodo l'anno scorso in magazzini in cui tantissimi si sono licenziati e nuovi personale si sta reintegrando, ma per adesso veramente non ci sono ancora speranze per una riesplosione di richiesta di personale, perché veramente il lavoro è poco. C'è una richiesta di personale specializzato, quindi di dirigenti meccanici specializzati, di capi di reparto, perché manca proprio la, diciamo, mettiamola così, una grande quantità di personale specializzato nel settore appunto della metalmeccanica, per quanto riguarda appunto la gestione dei vari settori della fabbrica. Lì veramente quelli che chiamano Einrichte, molti veramente non hanno quelle specifiche che servirebbero per gestire al meglio i vari reparti della fabbrica. Infatti a causa di ciò ci sono veramente problematiche che portano anche a un rallentamento della produzione, anche un rallentamento
nostro, del lavoro in magazzino, perché ci sono continui sbagli a livello di, appunto, di capi della produzione. E poi c'è sempre la solita questione che in produzione ci sono molte persone, non dico qualificate, ma che dovrebbero essere un attimino più sveglie, e anche per quanto riguarda la questione lingua, perché ci sono persone che, anche se non la parlano, si arrangiano con l'inglese, sono svegli, imparano e non sono rincoglionite, mettiamola così. Invece ci sono altre persone che purtroppo il loro livello di conoscenza, intelligenza e tutto quanto non è nei massimi livelli, e quindi abbiamo un po' delle persone poco svegli a riguardo, e tutto questo si ripercuote anche sul magazzino, sui sbagli continui che arrivano, materiale contato male, materiale sbagliato, ma anche persone di noi del magazzino che quando rimagazziniamo la roba non controllano effettivamente al 100%, perché comunque non è che puoi controllare su decine e decine di ceste di metallo che c'è, non puoi controllare ogni cesta che sia giusta. Tu guardi il ticket, guardi le prime ceste, ti fai il calcolo di quante ceste sono, quanto è, e approssimativamente lo sai se quello è giusto o quello non giusto, ma non puoi controllare ogni cesta sotto, perché sarebbe un lavoro totalmente inutile, nel senso inutile, ti farebbe perdere veramente troppo tempo. E quindi ogni volta ci sono ritardi, perché ci si accorge poi che il materiale è sbagliato, di rimandarlo in produzione, è un po' un casino, c'è un po' questa difficoltà a riguardo. E poi un'altra problematica riguarda appunto la poca specializzazione delle persone che ci lavorano, il fatto che poi mandi il materiale sbagliato, fatto male ai clienti, e i clienti ovviamente si lamentano. E quindi non è una situazione, diciamo, al 100% corretto. Adesso magari nel corso degli anni ci sarà un ammodernamento di tutto il sistema, ci sarà un cambio netto di come si possa migliorare la situazione Bosch della fabbrica intera, e staremo a vedere. Comunque in questi due anni ne abbiamo visti di cotti e di crudi. In questi due anni veramente ci siamo abituati, abbiamo cambiato, abbiamo switchato completamente il mio stile di vita, ho switchato completamente il mio stile di vita, mi sono imposto una routine quotidiana, obbligata per sostenere comunque tutti i ritmi lavorativi dei turni, ed è una cosa obbligata per tutti, cercare di crearsi queste routine, crearsi queste abitudini particolari per sostenere appunto la questione turni, visto che io non è che sono una persona che sto senza fare niente durante quando sono a casa, perché comunque io finisco di lavorare e mi metto a lavorare per voi, al canale, agli abbonamenti, quindi ai clienti vari che arrivano, e quindi non è una cosa facilissima da sostenere. Anche adesso sono sto registrando lunedì mattina e mi sono appena alzato e mi sono messo subito a registrare, perché se no, se guardo che c'ho comunque il turno del pomeriggio, non me la cavo più se devo star lì a riprendermi di qua di là, il tempo passa eccetera. Poi in più devo stare dietro anche agli allenamenti, perché è importante che io cerchi di avere una certa padronanza del mio fisico, e questo è molto veramente importante per me, continuare ad allenarmi, continuare a restare attivo, perché sennò ripeto, meno dell'anno scorso, meno dei primi mesi che ero in Bosch, ma comunque è una questione di rimanere attivi, sennò ci si lascia andare e si muore. Ripeto, molto meno rispetto a prima, adesso sono molto più attivo, anche tranquillamente, non riesco più a stare nel divano, a cazzeggiare, a dormire, non mi viene più quel sonno distruttivo che mi veniva prima, ma mettiamolo così, sono molto molto più easy adesso. Ok, quindi dopo tutto questo recap di come si lavora in Bosch, purtroppo ancora non ci sono grandi richieste lavorative, quindi per chi puntava alla produzione, in magazzino, cose del genere, è improbabile che per adesso ci siano
ancora Assunzione. Quindi è inutile che state lì a chiedermi a destra e manca se c'è la possibilità di entrare in Bosch. Attualmente no, a meno che non abbiate dei profili della Madonna. Comunque sempre è utile sbirciare nel sito Bosch. Scintilla again, reparto carriera. Andate poi a vedere la zona di San Niclaus. Vedete comunque lo stesso voi da soli. Non vi lascerò di nuovo il link in descrizione se c'è la possibilità di entrare in Bosch o meno. Va bene? Comunque vi terrò lo stesso aggiornati se sento qualcosa, eccetera. Va bene. Quindi ci vediamo al prossimo video e spero che questo aggiornamento del mio lavoro in Bosch sia stato interessante. E ciao a tutti. Ah, vi ricordo di abbonarvi, anzi ci sono comunque gli abbonamenti a riguardo per chi volesse sostenere il canale, e vi ricordo di non dimenticarvi il servizio Cambio Vita per chi volesse cambiare vita. Lascio anche il sito in descrizione dove potrete comunque prenotare la prima call gratuita per poi usufruire dell'intero servizio. Va bene? Quindi ciao a tutti, Cambio Vita, se volete trasferirvi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ah, like, commenti, eccetera, come sempre. Va bene? Ciao ciao. Ormai si vicino, vai che resti vino, metti l'app in app, scampione, scassino. Mi fia l'app, zucca, sim casino, amore che non fuori, fia, sfinito. Ormai si vicino,